Bene, quindi invece per noi diventerà, com'era, Ricordo di un'estate, famoso film, Stand by me. Stand by Me, Ricordo di un'estate. I filogallo Bracchino Tumpano che stanno abbandonando la festa della WF, vedete, con mezzi di fortuna. Noi li stiamo scortando. Vedete, pur di non perdere, vedete che in che condizioni sono venuti. Ora, per chi pensava di aver visto tutto con la Boscomare in lingua ietta, invece stasera andremo in un posto che è ancora peggio. Non avevamo mai avuto il coraggio neanche di riprenderlo. Si tratta del famigerato lago del presidente. Beno. Raggiungerlo si passerà, sarà un cammino iniziatico ancora una volta, il temibile argine sinistro, perché mi sembra che l'argine si calcola in base a Sì, dove è l'altro argine. esatto. Quindi argine sinistro dell'Argentina, adibito a pista ciclabile che di giorno fa paura, di notte, Di vabbè, notte è di notte non è meglio neanche neanche. catalogato nella scala della paura, Fa paura diciamo. solo a pensarla. Nella scala in gradi Kruger non è neanche quantificabile. Qua vabbè, Qui normale ancora, sì, amministrazione. qui c'è ancora traccia di civiltà. Sì, cioè, macchine, questa è la famosa cosiddetta superstrada. Tra l'altro, l'unica superstrada d'Italia è una corsia, perché di solito le superstrade sono tipo le autostrade con le doppie corsie. Invece, questa è l'unica superstrada d'Italia che è una strada normale di fatto. Ed è già qui che bisogna girare. Alla rotonda Alla a rotonda si destra, entra nel esatto, nella mistero, storia nella storia. probabilmente. Qua, ecco. C'è anche, mi sembra di vedere uno striscione, lasciate ogni speranza o voi chi entrate. Se qualcuno dovesse vedere questo video, questo siamo in zona Levà, Sì. adesso stiamo andando nella zona industriale di Taggia. Detta prati e pesci, né? Com'è che si chiama? Qui Esatto. sono sia i prati che i pesci. Sì. Ed eccoci che entriamo nel nulla. Nel nulla più assoluto, allora cedo la telecamera come sempre, questi Esatto. Minerva. E quindi qui possiamo vedere davanti a noi il nulla, mentre tra poco ci sarà il nulla. Stiamo abbagliando il nulla. Esatto. Ecco, adesso invece, a differenza di poco fa, possiamo notare che a sinistra c'è il nulla, al contrario a destra abbiamo un centro surgelati, che effettivamente. Che però qua sì, perché ancora è una zona relativamente Sì, industrializzata. perché qui c'è uno stralcio di civiltà ancora, La ma stazione moderna di Arma è nuova, sì, tra poco passeremo maggiunta. sotto il ponte E lì della sì. stazione e Ed è questo lì. sarà l'inizio del nulla vero e proprio. Un treno che passa, tra l'altro. Sì, che ci dice che appunto, ecco, il treno è Adesso. proprio. Treno, ricordiamo che è un treno speciale perché appunto i Filogallo Bracchino Tumpano ne sono venuti anche da Sanremo, perché essendo la nostra squadra dedicata sia a Arma che a Sanremo, che ha tutto l'entroterra, hanno fatto un treno speciale che adesso li sta smistando nelle varie aree della provincia. Ed è partito Ora, ora ecco da Arma e ora qua, qui, vabbè. ecco qui. Il ponte che stiamo passando in questo Sì. momento, ci siamo sotto ed ora siamo ufficialmente nel nulla. Ufficialmente il signor Caronte ci dà il permesso di passare. Sì. Attento che è doppia corsia. Doppia corsia, sì, infatti tra l'altro è doppio Questo senso, questa è ovviamente è doppio una strada senso. assolutamente a doppio senso. Pochi giorni fa uno di questi pochi già scarsi lampioni è stato buttato giù. Sono passati degli addetti, probabilmente comunali, hanno appurato la cosa, hanno portato via il lampione senza sostituirlo con nulla. Però se fa Quindi. luce. Però in questo momento a casa degli addetti c'è luce perché il lampione Esatto. sta venendo usato. Esatto. Ecco, un paio di serre. Tra poco siamo nella zona che è stata privata dei lampioni, quindi noterete un ulteriore buio. Ma questo è niente in confronto a quello che fra un po' ci Sì, toccherà. tra poco un'apocalisse zombie. Eh sì, perché già la WEF presenziò al Lago del Presidente 3 anni fa Un circa, fatto più o meno tragico. una tragica nottata in cui una macchina parcheggiata sotto un pilastro fece capire che era meglio girare. Una scritta a maneggio che portava verso mete sconosciute. E questa sera probabilmente lo scenario sarà uguale, perché Sì, se nessuno non pensa che sia mai, peggiore, infatti, esatto. non sarà mai più tornato nessuno a rimuovere la macchina, né a 20 orari sarebbe tra l'altro da tenere qua. Continuiamo ad essere nel Questa nulla. tra l'altro è la zona che è famosa per gli incendi che più volte i fuochi artificiali di Taggia creano nel greto secco del torrente Sì, argentino. un fiume che è secco 9 mesi Sì, l'anno. e quando non è secco invece è alluvione, praticamente porta Infatti, via tutto. non ci sono vie di mezzo.
Una macchina che credo sia parcheggiata lì, ecco, dal 72. Rumori metallici. Qui c'è un lampione che sì, lampeggia a indicare il pericolo verso cui ci stiamo recando. Qua è dritto. Qui si va da questo. Qui è una divertentissima strada, per cui alla fine bisogna poi girare a sinistra per ricongiungersi con l'argine. Qui a sinistra. Un cancello aperto. Sì, quindi saranno scappati dei cavalli. Cavalli scappati. Questo sarebbe veramente una sorta di campo ippico, salto ostacoli. E qui ci si ricongiunge con l'argine. Qua per un attimo si rientra in una semi-civiltà, in una parvenza di civiltà taggesca. Perché sulla destra ora avremo campi di allenamento per calcio, campi da tennis, il grande campo sportivo di Taggia. Sulla sinistra è il palazzo della presidenza della UEF. Esatto, coperto dal mercato che hanno abbattuto nella speranza di farci un parcheggio, ma i cui lavori sono fermi da almeno un paio d'anni. Qui dove Tomino, non curante della pelle, stava seduto aspettando i fuochi artificiali. Qua sì. Ecco, questo potrebbe essere un momento interessante. Sì, una persona che ha deciso di farsi uccidere. E uno col cane che fumava. Sì. E qua? Qui sulla destra lo sferisterio, che come tutti gli sferisteri italiani, testimone di sagre estive a profusione. E qui si inizia il nulla vero e proprio, perché tra poco passeremo il ponte romano, che è veramente lo spartiacque della civiltà nei confronti dell'apocalisse zombie. Di fatto si rientra appunto nell'epoca dei romani. A tutti gli effetti probabilmente subiremo anche una sorte stile non ci resta che piangere. Sì, infatti nel 1400 quasi 1500. Ecco qua il ponte romano, che è proprio l'arco. Ponte romano che non potete vedere ovviamente, perché è tutto buio, però. Ecco, forse si è intravisto un qualcosa. Ed ecco qui, apocalisse zombie. Sulla destra dei furgoni abbandonati da sempre. Sì. Una paura similare, ma proprio che comunque non c'entra nulla. Poteva essere i Gasi, la famosa strada che porta dalla Valle Armea a Poggio, ripidissima. Però quella in confronto niente, la fai a proprio, piedi di notte. Sì, esatto. Qua è veramente il nulla, anche perché macchine abbandonate. Via senza uscita, cioè queste. Tra poco troveremo anche delle barche in un campo. Sì, perché comunque essendo un lago, essendo in teoria un torrente. Lago del Presidente, che è sito sotto i piloni del ponte dell'autostrada, tra l'altro. Sì, stiamo per raggiungere proprio tali piloni. L'anno scorso appunto il pilone fu proprio il momento in cui si dovette scappare a tutti i costi. Scappare una leggera salita. Eh sì. Sì. Tra l'altro manovre che mi ricordo che erano state anche abbastanza lente, cioè una fuga, non proprio fuga. Ecco, qua è proprio qua. È qui il nulla, qui sulla destra al barche, spero si siano riusciti a vedere. E poi qua è il famoso lago del Presidente, che sì, è l'Argentina, anche quando è secco, forma questo laghetto. Che però la balneazione, a differenza dei laghetti che sono un po' più in alto, più vicini alla sorgente, qua invece la balneazione è un lago comunque molto importante, con una cascatella tra l'altro. Sì, sì, quindi effetti anche interessanti. E questa specie di canale scolmatore non me lo ricordavo. Qui. Qua la scritta maneggio. Sì, maneggio sulla destra. E siamo delusi perché non c'è nessuna macchina. Infatti, è stata rimossa. Quindi stasera addirittura sarebbe un posto quasi dove pernottare. Sì, sì, sì. Ogni tabù è stato sfatato. Questo è proprio il pilone dell'autostrada. Pilone che non vedete naturalmente. Ripartiamo. Ovviamente voi continuate a non vedere niente, perché siamo nel buio più totale. E qui, però qui sotto ci sarebbe il lago del Presidente. Esatto. Esatto. Prima o poi faremo il bagno in questo lago per festeggiare qualcosa di incredibile. Ma il problema è che l'acqua lì arriva ancora copiosa, c'è una cascata micidiale, sì. Poi fra un attimo non c'è più nulla. Esatto. Secco, niente. Sì. E quindi qui ora pian piano rifacciamo il percorso a ritroso per tornare nella civiltà. Con le barche, due barche, tra l'altro con la scritta Vendesi. Sì. È stata anche avvistata una persona in questo campo, quindi sembra che effettivamente sia un campo abitato da persone, quindi quelle barche potrebbero essere effettivamente in vendita. Solo bisogna aspettare il momento della piena per poterle poi andare a portare al mare. Esatto. Passando per il torrente. Sì, bisogna buttarle dentro. Ci sono delle luci, ma che non segnalano case, ma sono rimaste accese da sempre. Villa Kruger, probabilmente.
ormai allora, sembra che sia tutto risolto. Ormai si torna, esatto, si torna ormai in zone notte, superato il ponte romano, possiamo dire che è fatta. Ormai questa è il vero ritorno alla civiltà. Sì, gli effetti. E ora qui. Paragonabile a quando si raggiunge Linguaglietta e si vedono le prime macchine tedesche. Sì. Le prime ville. Esatto, qui. Qua si ripasserà sotto il ponte romano e sarà definitivamente civiltà. Esatto, siamo tornati a questo punto nel fior fiore della civiltà. Civiltà che appunto però risale al 1004 perché nel frattempo. Assolutamente. Campi che perdono acqua. Ecco, costeggiamo nuovamente il torrente Argentina. Sferisterio dove ci sono le sagre. La prossima sagra sarà il 2 ottobre, quindi ora ci sarà un lungo periodo di pausa. E poi lo sferisterio tornerà ad essere un parcheggio. Sì. Come si confà ad ogni sferisterio che si rispetti. Ecco che con il passaggio sul ponte 25 aprile torniamo proprio in una metropoli. Una metropoli, ora iniziamo anche già a intravedere il bar dove sarà mangiato il terzo gelato della serata, quello esatto. Che festeggerà la chiusura e dell'estate e dell'esperienza al lago presidenziale. Sì, perché poter dire di esserci sopravvissuti è comunque un'esperienza che è sempre interessante. Ecco, adesso con mezzi di fortuna stanno proprio andando al lago invece. Sì. Ed ecco, ci è arrivati finalmente alla conclusione. Ed è vittoria anche questa sera. Questa volta. Esatto. Ciao.